Bella amici, bella ragazzi, siamo di nuovo qui su Assassin's Creed Unity stavolta. Andiamo al caffè, come si dirà, teatro? Non penso si dirà teatro forse, no. È che siamo talmente drogati da questa lingua inglese. Cambiato vestito ragazzi, sono più tamarro. Andiamo, sei istituzionale con quella. Sì, qualche idea ce l'avrei. Si collega al rifugio. Meno bello dell'entrata della Sainte-Chapelle, ma questo edificio è nostro. Era parte della rete di controllo. Questo posto ha conosciuto tempi migliori. Posso aiutare? Terrò gli occhi aperti per eventuali opportunità. Potresti anche parlare con l'intendente riguardo il rinnovo dell'edificio. Non ho così tanto denaro per il momento. Dei guadagni del caffè puoi disporre come vuoi. Il denaro si trova in uno scrigno nello studio. E più migliorerie apporterai, più guadagnerò. Già. Potresti anche espandere l'attività in altre zone per aumentare i ricavi. Grazie. Stiamo scherzando, non è più Assassin's Creed ed è Sim City? È Caffè Simulator, tipo... Ma che cazzo King of Caffè. Scusa un attimo, che cazzo c'entra con la storia? No, non scusate. So, Fra, non ho idea. Vai allo scrigno. No, ci sto. No, lì c'era un libro che potevi leggere, non so se però è utile. Figata il posto, quasi quasi. Ti piace la location? No, quasi quasi mi ritiro da fare ste stronzate. Tipo no. Che palle sto Uplay, cazzo, la Ubisoft veramente a volte mi fa veramente girare i coglioni. Minchia, pensavo ci fosse la grande cam in questo. Dici? Leggiamo sto scrigno, cioè sto libro, scusa. Ok, lo faccio, ma che cosa... Vabbè. Quanti soldi mi dà però, se non mi dici il rendimento atteso? il ritorno on investment. Vabbè, 100 franchi posso anche spenderli di base, anche senza. I uomini che lavoravano all'ala principale hanno scoperto una stanzetta nascosta dietro la cucina. Figa, ma senza operai addirittura, cioè. Migliori estetiche, nuova missione. Ma guarda che mi sa niente da soldi. Sì, l'ha detto lei. Sì, ma mentiva. Sala. Vedi, ricompense c'è scritto. No, fai no. C'è scritto ricompense, migliori estetiche, nuova missione. Vai giù. Migliori estetiche, nuova missione. Migliori estetiche, nuova missione. Migliori estetiche. Quindi vedi che. Boh, non so. Se no, dato che hai fatto il piano terra, potresti provare a fare una sua missione per vedere cosa succede. Dopo, però, direi, no? Non lo so, Fra, quando vuoi te, io mi affido al tuo insindacabile giudizio. Più che altro vorrei sapere, questa non è la missione primaria. O sì? Adesso. Difficoltà, punti di interesse, poi di interesse, come cazzo parlo? Di interesse. Ah, hai capito, quindi posso comprare sti posti qua. Club non restaurato. Figa, di fare il tuo piccolo impero. Figa, adesso nerderò fino a domani mattina nel mio impero economico. Vabbè, ok, missioni. Cioè, qualcuno vede le missioni? Il punto esclamativo tu lo vedi o sono cieco io? Fai un girello. Io proverei a fare una missione. Vai, del facciamo caffè, di missione, dai. Vai. Ma cogli la tua rendita, direi di sì. Ah, allora vedi che soldi ti dà nella No, allora restauriamo, stiamo scherzando. Quanti me l'ha dati? Non ho visto, mi stavo visto qualcosa tipo 20-80. Cioè 20? 20 franchi ti do. Aspetta un attimo, ho ottenuto 20, vediamo un po'. Ogni 20 minuti circa, ogni 20 minuti si refilla, cioè arrivano le ricompense. Spero che tipo se ci vai un'ora dopo, che siano 3 le ricompense, cioè quindi 60 franchi in questo caso. Non so, prova a vedere quanto costa restaurare. 2,50. Prova a fare un altro 2,50, fai sala, perché gli altri costano troppo.
I vecchi proprietari devono... Vediamo come aumenta la rendita. Sala principale. Ti interessa vedere cosa ci abbiamo trovato? Io pensavo che ci avesse trollato la tipa. La tipa, ah, quindi possiamo vedere cosa ci abbiamo trovato, però. Poi che cos'hai? Esterno 1000. Guarda adesso quanto è aumentata la rendita. Praticamente dovrebbe essere aumentata. No, ma non ti dice, non ti dà la rendita attesa. No, ti ritorna nel punto lì. È sempre 20. Rendita attuale 20. Ma comunque non era perso un punto esclamativo, va indietro. Sì, sì, la missione si è attivata. Okay. Però ha detto che hanno trovato qualcosa ai piani superiori. Andiamo a vedere che cos'è prima. Vai, ma è un po'. Cioè, cazzo, sto posticino solo per me, mica male. Abbastanza accogliente. Cazzo, no, non volevo. Combattere, amico? No! Un addestramento, ovvio. Un assassino deve tenersi allenato. No, guarda. Ma non dobbiamo agire nell'ombra, senza mai farci notare. Che cazzo dici? Diciamo che è l'ultima opzione. Meglio far pratica qui al sicuro, che combattere contro gli sgherri per strada, no? Tusce! No, non me ne frega un cazzo, ti prego, no. Ma dov'era la stanza segreta? Ha detto che ha trovato una stanza segreta. Sta puttanella. Palestra trovata, questa è la palestra. Cos'è? La sala delle coppe, dei trofei. Pallina dei cimini. Cos'è sta roba? Probabilmente puoi vedere quali sono i tuoi cimeli, che culo. Statua equipaggiamento. Ma quante stronzate ci sono in questo? Io non lo so. Poi c'è gente che si diverte con tutto ciò, Nessuno ne... cioè non discuto di quel... Però cazzo, dai, cioè... Proprio... Alcune cose sono proprio inutili, proprio... Quanto hai proprio detto? Per tirarti avanti il... Per aumentare la longevità in maniera farlocca. Allora, sta stanza segreta del cazzo, dov'è? Chissene. Il letto baldacchino, ti piace? No, io non l'ho trovato. La segreta del cazzo. Ma vai a fare la missione, ma che ti frega la stanza segreta, dai. Ma è sempre qua. Sì, ma... Allora, vediamo l'indicatore. No, ragazzi, ma mi trolla. 22 metri di là. Ah, deve andare dagli assassini. Scendi, per favore, ti prego, scendi, ecco. Ma visto come scende? Bene, dai, ormai avete fatto pace. Vediamo cosa mi chiedono di fare. Secondo te quanto costa un... In che senso? Nella vita reale, no? No, qui. C'è una rendita bassissima, 20 a fronte di quanto ho speso. Vabbè, però un piedi... Che si dice, amico mio? A posto. Tutto a posto, amico mio! Vediamo che cazzo ci dicono questi grandi saggi. Sembri stanco. Da mesi sto discutendo con Confraternita, Assemblea Nazionale e con il Re. Tutti insieme non hanno l'acume politico del consiglio di uno stupido villaggio di campagna. Questo spiega il mio aspetto, ragazzo. Non fraintendermi, mentore. Sono solo preoccupato. Scusami, Arno. Piango la Francia. Basta politica. Spero tu abbia buone notizie. Gli assassini del signor de la Serre? Il re dei mendicanti è morto. Aveva questa.
Riposi in pace. Tienila tu. Non servirebbe a niente dimenticata in qualche cripta. Portala con onore. Grazie. Lo farò. La missione. Il re dei mendicanti e Siver erano solo le pedine di un gioco più grande. Qualcun altro li ha mandati da Della Serra. I Templari complicano tutto, eh? E hai qualche indizio su chi dirige questo gioco? L'unica traccia che ho è l'oggetto che ha ucciso Della Serra. Uno spillone, opera di un argentiere, Germain. Se sia coinvolto, questo non lo so. Il piano mi sembra chiaro. Trova l'argentiere, scopri quale ruolo riveste. Sono missioni di concetto, eh? Tra l'altro, l'argentiere ci possiamo fare qualcosa, no? Così per rendere più tamarra la nostra tutina, giusto? Senza parole. Degli orecchini a forma di stella. Per andare al P-Gold come dei veri boss. Like a boss. In tutto questo però non ho capito... Ah, ragazzi, vi faccio notare l'immenso lavoro nel mio tempo libero. Che ormai è sempre di meno. Adesso ti faccio vedere che storia. Sì, però cazzo, carica. E dai, cazzo. Che amarezza questi caricamenti, veramente. Figa, raga, più si va avanti... Più la tecnologia avanza, più torniamo indietro. Mario Bros. Ci mette così tanto a caricare. Secondo me, tipo, tra un po' dovremmo lanciare i giochi con la linea di comando. Ho liberato tutte... Cioè, adesso abbiamo i viaggi rapidi in tutte le zone, che ho un lavoro di merda, che ho sempre odiato in ogni Assassin's Creed. Cioè, praticamente sono andato su ogni torre e ho sincronizzato con tutto. Quindi adesso abbiamo viaggi gratis e rapidi verso ogni dove. Bravo, Fra, sono orgoglioso di te. Vai dall'argentiere. Sei goloso di me? Salva, segna l'obiettivo argentiere e poi teletrasporto. Sì, però perché non mi fa fare viaggi rapidi adesso? Forse perché sei qua sotto. Beh, sarebbe una bella... Ah, ho capito, perché non avevo tutti i punti di interesse. Eccolo qui, vedi? Perché è troppo furbo. Ecco qua, adesso altri mezz'ora di caricamento, che comunque sarebbe meno rispetto ad andarci a piedi, ma... Adesso schermata blu. Errore irreversibile di Ubisoft. Mamma mia. Meno male che c'è Ubisoft, che non pensa mai al profitto, ma solo ai suoi giocatori. No, ma sai loro cosa fanno? Loro dicono... Cioè, voi avete questo gioco, avete un anno di tempo per svilupparlo. Quando arriva la scadenza lo buttano fuori. Com'è? È pieno di bug, sai, cali di frame, tutta questa roba qui. Questo lo fanno per evitare che la gente si innamori troppo del gioco e cominci a dire no, ma qua dobbiamo fare questo, qua dobbiamo fare quest'altro, insomma, quello che fa Kojima. Ce la faremo, perché l'ultima volta siamo schiantati. Siamo finiti nel... Allora, sul indicatore. Porfido. Ah, c'è già l'indicatore. L'abbiamo messo prima. Ma di solito si disattiva. Vedi le next gen. Cosa ti permettono di fare le next gen? Di mettere un indicatore. Ci sono arrivati dopo 60.000 Assassin's Creed. Ma perché, Fra? Perché? Perché potevo. Volere potere, ricordati sempre. Stanno minando? Non mi sembra. Colpisci quello stronzo! Sei un tiratore, colpisci quello stronzo, questo sì. La sagoma comunque... È l'ultima volta che ti hanno visto. No, l'hanno copiata direttamente da Splinter Cell, che tanto è sempre della Ubisoft. Che si autocopia. Saga che avevano sputtanato, ma mentre... Devo essere sincero, l'ultimo Splinter Cell si è sollevato. Capito? Sì, sono contento di questa tua... Sicuramente mi piace di più di Assassin's Creed. Allora, giochiamo? Vada. Difficoltà 3, faccio notare. Vadi. Altro caricamento, 2000 ore. Cioè, fatto 100 un video, secondo me 30 di caricamento. Secondo me dovremmo toglierli, io te lo dico.
È impossibile, devo editare ogni video per almeno 10 minuti al giorno. Beh, non mi sembrava così complicato. E qui, allora, facciamo? Aspetta. Trova il Germano. Ecco qui. Ti è piaciuto? L'occhio d'aquila, che giustamente mi avete fatto notare che lo usavo poco. Adesso lo spammerai ogni 10 secondi. Esatto, così pregherete che non lo utilizzi più. No, oh madonna, pensavo di... Sono già sgamato? Sì, ma cazzo, ma non può essere. Cioè, non sono ancora nella zona rossa. Loro vedono semplicemente non chiedere niente, non ho idea. Ma dai, non mi rompere i coglioni, sono su un altro palazzo. E che cazzo. Ma lì, tra l'altro, non c'è una... Esatto, cioè... Io ucciderei quello là sopra. Adesso io ho la pistola. No, la lama è fantasma, la pistola fa bordello. Ok. Ucciderei quello là. No. Ma c'è la lama fantasma? Sì, ce n'è 3 su 5. Perché non me la fa attivare? Perché è pieno, ce n'è uno là sotto e ce n'è uno là. Mica che sbatti. Oh, non mi fa attivare... Cioè, io vorrei sparargli da qua. Cittadino. Ma perché non mi devi... Ma perché mi devi rompere i coglioni, cittadino? Non è che stai passando l'altro giorno. Ma non mi devo fare... Non mi devo fare il beccare o posso farmi che beccare? Cittadino, fermo lì! Ma lì ammazza. Moderato di merda! Cosa hai detto moderato di merda? Io non so perché quando è a terra così non lo punisce. Ok, qua è stato punito. E soprattutto, perché non posso prendere il fucile? È una cosa che mi ha sempre fatto incazzare. Vabbè, perché il fucile non è che sia proprio steltissimo, eh. Allora, là... Là ce n'è uno là dietro, quindi dovresti tipo... Lì c'è una porta, però. Oh no! Comunque, un plauso a Ubisoft che è riuscita a rendere più... più handicappato il personaggio. Occhio, ce n'è uno là. Io ammazzerei quello lì. Sì, adesso se riesco a fare il salto. Però aspetta, no, guarda prima gli altri. Stanno... Guarda. Oh, ma cazzo deve... Ma... Ok, andiamo sui tetti che nessuno ci vedrà mai. Aspetta. Come ha fatto a sgamarmi? Ma probabilmente un altro. C'è tanta gente. Dici? No, dici a lui che... Stato antirivoluzionario! Non mi scappi! Ah, ho capito. Passa dietro e poi sì, adesso. Perché era giallo quello lì? È il nemico? Cioè, è l'obiettivo? Sì, può essere. Però è dentro, no? Ciao, scemo! Adesso cerchiamo di capire... Vedi che lì c'è quel simbolo della porta, nella minimappa. Penso che ma dobbiamo entrare là dentro. Tu dici che si entra da lì, ok. Sì, però devi camminare anche. Cioè, non può camminare... Che odio. E se lancia la bomba fumogena lì entri e... non lo so, chiedo. Dici? No, dico. Può essere. Tra l'altro là c'è la campana dell'allarme. Dove? Là sotto. Da qua non si vede, prima si vede comunque là sotto. Ok. Quindi come cazzo entro qua? Non lo so, prova come ti ho detto io. Tra l'altro comunque per entrare si entrava da lì. No. No, per salire sul il modo stealth, girati a destra. Vedi che là c'è cosa che ti fa salire. Oh santo Dio, chi mi ha visto? Ecco dove sei.
Ecco dove sono. Ma è possibile che qua non ci sia neanche una finestra? Qua c'è la finestra. Tanto lì sotto c'è anche l'obiettivo, tanto. Ah no, è chiusa. Tu vedi finestre aperte? A meno che lì non ce ne sia una. Non è aperta quella. Ma è piena di soldati. Se no entra da lì, non so cosa dirti. Salta addosso quello lì, ammazzalo. Eccoci. E questo? E nessuno si è accorto di niente. Ma è sculato, zio. Qui da 3 settimane. Ecco. Ma perché non si abbassa? Per Dio. Occhio che c'è il tipo con l'ascia. Sono troppi, devo scappare. Aspetta, questo lo uccidiamo. Già che ci siamo. Ma figa, ragazzi, ma ogni colpo... Come fallire? Vabbè, ragazzi, io mi sa che vi do appuntamento alla prossima, dove speriamo di farci un pochino più stealth.